Grazie signor sottosegretario dell'opportunità, grazie ai suoi collaboratori. Non ho una presentazione, anche perché diciamo, nella preparazione di questa occasione i miei referenti hanno enfatizzato soprattutto la parte dibattito sugli input da condividere con il sistema industriale e istituzionale. Quindi ho tralasciato completamente la presentabilità della nostra azienda, che comunque è conosciuta alle istituzioni. Quindi mi focalizzerei più sui temi dell'abstract che ho già prodotto. Ecco, innanzitutto vorrei affermare un aspetto idiosincratico delle nostre partecipazioni a questi convegni. Tra colleghi noi lamentiamo problematiche strutturali nei settori dove operiamo, in questo caso lo spazio, poi noi siamo anche operatori nel settore difesa, però poi quando ci proponiamo all'audience istituzionale o anche industriale, il racconto che viene fuori delle nostre attività è sempre quanto elegiaco, quindi siamo bravissimi, in Italia siamo capacissimi. Io invece vedo una situazione alquanto differente. Da una parte noi abbiamo una spesa cospicua in Italia, cioè lo spazio a me risulta almeno finanziato con almeno 1 miliardo di euro dal punto di vista istituzionale. Il risultato però è alquanto problematico, perché da una parte siamo l'unico paese al mondo che con questo livello di spesa ha perso la sovranità della propria industria nazionale. Dall'altra sembra aver smarrito quel passo che, come citava il professor Bussoletti o altri referenti istituzionali, ci ha visto qualche anno fa cavalcare alcune leadership, sicuramente il satellite San Marco, ma io vorrei ricordare anche alla fine degli anni 90 la leadership dell'industria nazionale nel settore delle telecomunicazioni, in un momento in cui l'allora Alenia Spazio era leader in tutta Europa e posso dire forse anche a livello mondiale di alcune architetture di telecomunicazioni. Queste leadership poi si sono perse nel corso del tempo. Per venire al rapporto tra grandi imprese e piccola e media impresa, invitati, vi ringraziamo a questo tavolo, ecco, a me risulta un'organizzazione alquanto, io dico, vetero-industriale. La piccola media impresa in Italia è ancora considerata quello che circa 20-30 anni fa era anche nel mondo industriale, ovvero una capacità di fornire competenza e capacità a un livello inferiore, flessibilità occupazionale, quindi senza essere vincolati a delle logiche forse sindacali, o addirittura manpower. Quindi sul territorio italiano noi abbiamo grandi organizzazioni, quasi tutte francesi, che forniscono manpower alla grande impresa. La piccola media impresa è quasi invisibile, basta andare nei grandi occasioni internazionali, e qui citiamo la necessità di affrontare con molta energia il mercato internazionale, basta andare alle grandi occasioni, Farnborough piuttosto che il Paris Show, piuttosto che il Brasile, da dove torno recentemente, e vedere, a parte la grandissima impresa presente, la latitanza delle PMI. PMI che invece, a nostro parere, dovrebbero svolgere una funzione completamente diversa. Io, per distinguere questa nuova funzione, io le chiamo PMI tecnologiche, fermo restando che la PMI, come diceva il collega Molinari, comunque svolge una sacrosanta, importantissima funzione anche nel rapporto con la grande impresa. La PMI tecnologica, sulla lesson learning del territorio anglosassone, in particolare statunitense, è la PMI che sviluppa in proprio o sistemi compatibili con la propria dimensione o con l'interesse istituzionale ovviamente, o sottosistemi qualificanti. Questo dovrebbe essere il ruolo della PMI tecnologica. Partiamo dal secondo punto, un'altra area dove a mio parere il nostro paese ha smarrito una propria vocazione. Nel campo automotive tutti sanno che le PMI, soprattutto del corridoio Marche-Veneto, riforniscono almeno per 40% di componentistica e
componentistica qualificata la grande industria tedesca dell'automobile, quindi industria di grande successo. Questa capacità invece si perde quando ad esempio parliamo di spazio. Poi veniamo al secondo punto, i piccoli sistemi. Ecco, noi sviluppiamo piccoli sistemi, però quando ci siamo trovati a non poter sviluppare in casa il 100% della sottocomponentistica, siamo andati in giro per il mondo, quindi anche la latitanza europea, e abbiamo visto che il prodotto che ci veniva da chi invece si è posizionato sul mercato, noi siamo andati a comprare ruote inerse in Sudafrica, perché non ci sono neanche produttori, non dico nazionali, ma neanche europei. Pannelli solari, dove invece l'Italia è leader di un componente ancora inferiore, che è la cella solare. Ecco, quindi questa è un altro, diciamo, area in cui la PMI potrebbe svolgere un grande lavoro di presenza e di attività. Come poter approcciare in maniera differente questo scenario? Innanzitutto anche altri colleghi citavano il problema della riqualificazione della spesa spaziale. Troppo spesso noi sentiamo chiedere ulteriori risorse. Innanzitutto è un poco antistorico, perché il paese ha grandi difficoltà e quindi continuare a sostenere lo spazio con ulteriori spese ci sembra antistorico, almeno per quanto mi riguarda. Molto importante è riqualificare la spesa attuale verso quel mix di grandi sistemi o piccoli sistemi, perché anche qui poi a volte noi inquiniamo noi stessi i nostri pozzi quando affermiamo che i piccoli sistemi possono suppiantare i grandi sistemi. Questo non è assolutamente vero, quindi c'è un mix costo-benefici, soprattutto in uno spazio più maturo del balancing tra grandi architetture o architetture basate su piccoli, su satelliti di minore dimensione. E quindi tantissimo può fare quindi l'istituzione selezionando oppure effettuando un'analisi critica delle necessità del sistema paese, confrontandosi con quello che sta avvenendo nel mondo. Ad esempio, se parliamo di un microsatellite di osservazione, ci dobbiamo chiedere qual è il balancing tra una capacità nazionale e una con migliaia di satelliti. E quindi siamo disponibili a essere parte di questo confronto. Riteniamo però che le nuove possibilità tecnologiche, parlo COTS in space o spin-in, offrano una declinazione completamente nuova e soprattutto alla portata del nostro paese per svolgere un ruolo importante, non voglio parlare di leadership, ma è importante nel mondo. Un mondo che vede non solo l'Italia, ma l'Europa schiacciata tra il consueto dinamismo tecnologico degli Stati Uniti, parlo del mondo anglosassone associando a volte l'Inghilterra, e la dinamicità dei paesi ex emergenti, li chiamavamo paesi emergenti, non sono più paesi emergenti, sono diventati paesi e ci hanno sorpassato, ma senza citare solamente Cina o India, parliamo anche di Corea e adesso tutto quello che sta venendo dopo questi paesi. Per venire al campo nazionale, noi abbiamo sofferto negli ultimi anni addirittura un atteggiamento ostativo verso la PMI, in particolare da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana. Siamo molto soddisfatti della difesa. Se dovessimo tirar fuori dei numeri sul piano nazionale ricerca militare, mi risulta che il 40% della spesa del PNRM, ed è stato un processo lungo nel tempo, iniziato dall'ammiraglio anche Di Paola, proseguito con De Bertolis, Stefanini e oggi, quindi è un processo lungo e continuo, porta il 40% della spesa verso le PMI. Invece i numeri, posso essere smentito dai fatti, ma li vorrei vedere, sono assolutamente punitivi presso l'Agenzia Spaziale Italiana, che con la nuova legge di riordino perde la leadership della strategia, però dovrebbe guadagnare soprattutto in efficacia gestionale, perché l'agenzia, a mio parere, o a nostro parere, non è più transitata dal vecchio PNR, il Piano Nazionale della Ricerca in ambito MIUR, verso una funzione di agenzia. E quindi tutto quello che ci diciamo, se poi non è efficacemente sostenuto dalle operatività, viene vanificato.
un ultimo messaggio. Io diciamo svolgo anche un ruolo in Confindustria nella nostra associazione ASAS di coordinatore delle P che si immedesimano con le PMI, perché la dimensione spaziale di molte PMI è simile a quella delle P. Ecco, noi siamo convinti che occorra definire un ammontare finanziario per le attività delle PMI. Questa cosa ci è stata negata in maniera, diciamo, consapevole, in particolare nella passata presidenza, ma noi non lo consideriamo questo un approccio riserva degli indiani, sostenimento della PMI, come se fosse un atto dovuto verso un settore in crisi. No, la piccola e media impresa, in questo senso, quello che ci siamo detti, è parte integrante della filiera industriale. Ho sentito con interesse il generale Falzaperna due giorni or sono, in cui il generale Falzaperna afferma le PMI sì, debbono integrarsi, cooperare in uno scenario migliore con la grande impresa, ma non necessariamente in via totalizzante. Quindi le PMI possono sviluppare sistemi consoni alle dimensioni della richiesta o alla richiesta stessa. Per questo il nostro messaggio, che sarà adesso tra poco istituzionalizzato, è definire una componente finanziaria all'interno della spesa spaziale nazionale pari tra il 10 e il 20%. Questo numero è già applicato in tutto il mondo, figuriamoci in un paese con una vocazione come le PMI. In America c'è lo Small Business Act, che recita che il 23% sia dedicato alle PMI. In Europa H2020 si era dato un target del 20%. In EDA, adesso il nuovo piano di ricerca, c'è una quota di 7, mi sembra, X milioni di euro, che fa circa il 10% rispetto alla spesa pianificata nell'immediato. Ecco, quindi noi affermiamo che analogamente dovrebbe essere programmata questa spesa. Poi rimaniamo soprattutto alle vostre indicazioni. Una cosa che noi ci diciamo è: non sta a noi dibattere se si va da prima su Marte o se si va da prima sulla Luna. Questa è un'indicazione strategica che quindi attiene al mondo del civile, al mondo difesa, al mondo dual use, però diciamo metterci in darci la possibilità di competere e sviluppare i nostri prodotti. Vi ringrazio.